chiamo Francesco Esposito, ho 64 anni e sono il presidente del gruppo PLC. Una delle prime imprese fondata in Italia con lo specifico proposito di operare nel mondo delle rinnovabili. La PLC System nasce 21 anni fa con 10 unità lavorative, con un fatturato di circa 300 milioni di lire. Oggi la PLC controlla una costellazione, la PLC Group, che è una SPA che sta con sede a Milano, controlla una costellazione di circa 8 aziende e lavora sia nel mondo delle energie rinnovabili, sia nel campo nel settore dell'industriale, e con un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro e circa 150 dipendenti distribuiti in quasi tutta la penisola, da Milano a Bologna, in Sicilia, Campania, Basilicata e soprattutto a Puglia. Teniamo questo progetto approvato da Horizon 2020, che si chiama Progeo. Io 5 anni fa ho incontrato degli sviluppatori, dei progettisti, ho comprato questo progetto, ho pagato i progettisti, abbiamo realizzato presso la nostra sede il primo prototipo di questo progetto. La tecnologia del Power to Gas è una tecnologia che sicuramente nei prossimi anni si sentirà a parlare moltissimo e chiaramente già da 5 anni ci ho puntato molto. Era un prototipo che su cui ci abbiamo lavorato mesi, poi l'abbiamo regalato all'Università di Perugia. Chiaramente avevamo bisogno di altri fondi per realizzare il progetto finale e abbiamo usufruito dei fondi europei per cercare di fare questo progetto. È qualcosa che ci ho sempre creduto, come credo in altri progetti che stiamo facendo attualmente, stiamo puntando molto al digitale. Quindi sono 5 anni che puntiamo a investimenti in settori molto specialistici. Abbiamo saputo che c'erano questi fondi europei che danno la possibilità alle società come la nostra di poter accedere a dei fondi e quindi costruire poi progetti più ambiziosi. Abbiamo usufruito nelle nostre competenze, poi ci siamo appoggiati a delle società che ci giravano intorno già durante la fase prototipale e abbiamo fatto e insieme abbiamo presentato questo progetto. Una società che si chiama LAMEP, LAMEP risiede a Roma, che è specializzata in meccanica di precisione, quindi ci ha aiutato molto per la realizzazione del metallizzatore. Ma diciamo che siamo normalmente sempre informali, anche perché cerchiamo di usufruire dei fondi per la ricerca e per lo sviluppo delle nostre attività. Oggi stiamo puntando al digitale, anche su questo cercheremo di fare qualcosa. I punti di forza sono quelli che bisogna per forza crederci, avere una grande passione e chiaramente il progetto bisogna seguirlo bene, prepararlo bene, però poi dopo ti danno anche grandi soddisfazioni nella realizzazione. Ma chi lavora trova sempre intoppi dappertutto. Un primo finanziamento, abbiamo chiesto il primo finanziamento che non è andato a buon fine, mentre il secondo è andato a buon fine perché abbiamo avuto il tempo di prepararlo alla meglio. Quindi diciamo abbiamo trovato degli intoppi, però sono stati superati e quindi diciamo abbiamo affrontato le cose con una molta semplicità e quindi poi l'abbiamo risolto. Modifiche sostanziali non ne indicherei, però devo dire che se veramente ci metti un grande impegno, se fai le cose per bene, i progetti vengono approvati. Ma innanzitutto di perseguire un obiettivo verso il quale c'è un profondo interesse, questo perché senza una motivazione reale non è possibile portare a termine un progetto nel modo corretto.
In secondo luogo, di circondarsi di figure professionali altamente specialistiche, e gente skillata che ti deve dare poi del valore aggiunto a quello che tu vuoi fare. Quindi una volta che hai avuto queste cose importanti, puoi fare qualsiasi progetto.